Eccoci qua, buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Però questo qua è una ricetta natalizia. Ve la già promise che la facevo, linguine allo scoglio. Fai vedere un po', guardate come ha abbellito bene, guardate qua. Ah, bello, guardate qua. Oh! Guardate il nostro piccolo alberello. Poi il grande sta di là, ovviamente abbiamo abbellito un po', abbiamo fatto cose nuove, i video sono belli da vedere, ma resta solo voi. Però non faccio ricere se me stessi cose, vado a iscrivervi al canale, sciale boom e chef Franco. Sto quasi per arrivare a 50.000. Detto questo, voglio fare sempre le cose belle della natura che ci dà. Pomodori del Vesuvio, sono spettacoli. E i peperoncini, guardate che sono finti. Dopo lo apro e lo assaggiamo. Allora ragazzi, come ingredienti, vongole verace. Quattro prodotti buoni e sistemati. Vongole verace, cozze, gamberetti, una seppia bella grande, linguine trafilate a bronzo, peperoncini, aglio, olio della Puglia, ma raccomando, non può mai mancare, buonissimo, non va a fare rotazione. E prezziamo la quantità. Sono 2-3 giorni che non state ci vanno canale, eh? Mi raccomando, incominciamo. Ragazzi, ho messo un po' d'olio nella pentola perché ci vuole, vedete? Un spicco d'aglio e ci tagliamo un po' di peperoncino. Metà lo butto qua, guardate a me, e un'altra metà me la conservo. Guardate tutti i passaggi che faccio. Nel frattempo che si riscalda l'olio, si ce la faccio, tanta roba. Questa è malvasia. Alla salute a voi, è un buon Natale e un buon fine d'anno. Poi arriveranno altri video, eh. Spettacolo. Allora, l'aglio ce lo tolgo, prendiamo la pentola e la mettiamo qua. Andate a me. Buon. Ecco. Voglio tengo a mia moglie e quindi che. Sempre grazie a mia moglie che ho imparato a cucinare. Al modo mio, però ho imparato a cucinare. Vi ho raccontato già la storia 30 anni fa, chiamavo mia moglie e lavoravo sul cane. Comunque è una bella gioia. Vado a iscrivervi al canale, vedete? Un pochino vino bianco, basta. Ragazzi, man mano che si aprono, guardate a me, vedete? Aiù, ci vuole un po' di pazienza, però vedere come ne vale la pena. Piano piano, piano piano, si tolgono tutte. Vedete? Quasi finito. Andate qua, che spettacolo si pongono, guarda che. Guarda qua, tiè. Guarda che spettacolo della natura. Ovviamente ragazzi, non è il periodo della cozza, però, ma giù, guarda sempre un filo, mi raccomando. Assaggio. Mamma mia, e questo sapore. Ecco qua. Primo passaggio è stato fatto. Secondo passaggio, colino. Io senza che pulisco la pentola. Senza che la pulisco, che è inutile. Si sente l'odore del mare. Carta quella là che assorbe l'acqua e tutto. Basta fare così. Guardate a me. Ecco qua. È pulito. Allora ragazzi, un altro po' di peperoncino, l'ho diviso a metà, sia con quello di prima e quello di adesso. Metto l'aglio, lo metto intero, lo faccio un po', fare un po' più scuro e poi lo tolgo. Mettiamo qua. Seppia, guardate com'è bella sta seppia. Andate qua. Dopo facciamo i gamberetti. Malvasia, è un spettacolo. Sto tagliando le seppie, guardate qua, o vi faccio vedere com'è. Quest'altro qua come li faccio? Sottili sottili. Ho pulito i gamberetti, fai vedere. Ho tolto il filo nero dentro. Questi qua li buttate a ultimo, perché i gamberetti massimo un minuto. Vedete tutti i passaggi che faccio? Non vi scordate. Si vede che fresca la seppia. Linguina allo scoglio, ci metto 5-6 pomodorini. Ad un nuovo rosso deve venire. E che spettacolo! Guardate a me.
Fai giù, fa venire la linguina allo scoglio, ci vogliono tanti passaggi. Allora, olio. L'aglio ce lo tolgo, vedete? Prezzemolo. Ragazzi, pomodorini. Già se più fresco, pochissimo sale, ragazzi, ci metto un altro po' di brodo che ho fatto per le cozze e per le vongole, vedete? Butto la pasta, quando ne butto? Vediamo, ci me ne faccio tutto mezzo qui. Poi man mano assaggiamo di sale. Una pietanza di 100 grammi, Napoli ma fa sempre 500 grammi. Assaggiamo di sale. Una bomba. Ragazzi, ho preso delle linguine trafilato al bronzo. Praticamente sta assegnato 12 minuti di cottura. Sui 8 minuti poi la faccio risaltare nella salsa che ho fatto. Poi faccio lo spettacolo. Solo che qua mezzo chilo. È tanta. Troppo. Quasi mi quattro. Siamo quasi pronti. Un attimo solo, mia moglie mi sta qua, però io sto assaggiando solo. Alla salute vostra. Ragazzi, io abbasso un po' la fiamma, butto i gamberetti, guardate a me. Vongole e cozze. Spengo la pasta. Ragazzi, ci finisco di mettere questo. Prezzemolo. Assendimento. Avete visto i gamberetti che mi sono fatto? Guardate qua. Mi sono fatto i gombosi. Una spadellata, ma a merda, no? Tiè. 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 Guardate a Chef Frank. Tiè. Ma giù, ma la cosa bella è che sta qua, Fai vedere qua, ti. Ragazzi, spengo. Ma devi fare la cremosità, ti. Guardate qua. Lo fa un'issa cremosità ad aspadella, guardate a me, Guardate a Chef Franco come fa, vedi? Ti. Per esempio. Un filo d'olio a crudo, basta. Questa è la mia linguina allo scoglio per Natale. Che non mi pure a mangiare perché è una poesia, è un quadro. È uno spettacolo. La salute di tutti quanti. Ma non è perché l'ho fatto io, questa è una linguina allo scoglio, è uno spettacolo, vedete i passaggi, la vigilia di Natale, vi divertite. Ragazzi, il video finisce qua, la linguina è stato uno spettacolo, se volete altre ricette natalizie, scrivete.
scrivete nei commenti. Prossima ricetta, quasi pronti, i struffoli. Ciao. Andate con me, bello.